questo perché in questo modo possiamo tradurre ogni pezzo di mondo, il più piccolo anche, in una sequenza di cifre, di Wonderhoff, che mando in una macchina che ho costruito appositamente, e prende questa sequenza, e di questa sequenza può fare moltissime cose, tutte molto utili, conservarla senza che diventi marcia o prenda l'umidità o comincia a puzzare, cambiarla molto facilmente, perché è più grassa, più grossa, e lo fa molto velocemente. Trasmetterla, posso trasmetterla da un punto all'altro del pianeta in un tempo ridicolo. Faccio quasi tutte queste operazioni a un prezzo ridicolo. Facciamo un esempio per capirci. Alle mie spalle vedete un colore. In un giorno che non so quale sia stato, però noi umani abbiamo deciso che ci sono nella nostra vita 16.777.216 colori. Potrei spiegarvi perché, ma passeremo la nottata. Di fatto ne abbiamo così tanti, e per ciascuno di questi colori noi abbiamo una sequenza di colori di 1 e di 0. Quello che vedete alle mie spalle è il rosso più rosso che c'è. Il suo nome in termini digitali, la sequenza di 1 e di 0, è questo qua. È molto importante, è molto bello perché questo rosso è un rosso pieno, un rosso in cui blu e verde non intervengono. Se volete capire l'idiozia, se volete esistere una cena, è soltanto praticamente infantile. Il pezzo a sinistra, cioè quegli 8-1, parlano del rosso, poi ce ne sono altri 8 che parlano del blu e altri 8 che parlano del verde. È un sistema proprio per bambini anche un po' tardi, non proprio. Infatti è un sistema anche nato non per dei bambini ma per delle macchine. Delle macchine decisamente idiote, capaci però di fare un sistema, un gesto, con una quantità e con una qualità di incredibile questo sistema, con questo sistema. E quando ho pensato di scrivere questo libro, ho pensato che la prima cosa che volevo fare era capire esattamente cosa ne abbiamo fatto. Perché non ci è chiaro, noi con la rivoluzione digitale ne chiacchieriamo di continuo, ci facciamo molte domande, diamo molti pareri, giudizi sulla rivoluzione digitale. Siamo convinti che abbia peggiorato l'intelligenza collettiva, siamo convinti che abbia aumentato la giustizia sociale, convinti che ha dato più chance, ma ha rovinato il cervello, ha limitato la libertà, ma ha anche sviluppato dei lavori. Noi pronunciamo dei giudizi, ma difficilmente sappiamo di cosa parliamo. Ve lo dico perché io per primo non sapevo di cosa parlavo. Io ho scritto il mio libro nel 2016 su Guardia. Ai tempi non avevo nemmeno capito che web e internet non sono la stessa cosa. Guardate che è enorme. Web e internet, non so la stessa cosa, no, ma non so la stessa cosa, ma non sono la stessa cosa come non sono, cioè sono due parole che indicano cose diverse. Vi faccio un parallelo: scrittura e letteratura. Noi lo usiamo la stessa cosa, questo Proust è il più grande eroe nell'ambito della scrittura, oppure il tuo biglietto della spesa, non puoi dire che hai fatto letteratura, hai scritto, ma cosa non è che hai fatto proprio letteratura, è difficile. Quando scambiamo web e internet facciamo un'operazione di questo tipo, ma io ho scritto in mano un bel libro senza sapere che c'è una vera differenza. In generale non sapevo neanche esattamente cosa fosse digitale, non perché sono particolarmente bambino, sono un ambiente tra tutti noi. C'è chi sa di più, c'è chi sa di meno. Ma non sappiamo veramente. E la prima cosa che mi sono chiesto è: ma cos'è successo veramente? Cioè, per dire, Amazon è nato prima di Google, l'ho già pensato. La prima cosa che volevo fare era che alla fine ho cominciato e l'ho fatta. Come se infila le cose come sono successe praticamente. E ho cercato di capire quello che non conoscevo e ho cercato di scrivere e disegnare quello che è accaduto in una, diciamo, trentina, quarantina d'anni. Ho messo dei nomi, come faccio delle città, dei posti, dei fiumi, delle montagne. E quello che è venuto fuori, dopo due anni di bel lavoretto che mi ha molto entusiasmato e praticamente ha rovinato la salute, quello che ho visto è stato questo. Una mappa come questa in cui sono comparsi dei nomi. Mi sono accorto che si poteva dividere tutto quello che è accaduto in tre periodi. Il primo l'ho chiamato l'epoca classica. Non è in stretto senso, in stretto ordine di tempo, perché è utile fino a un certo punto. Sì, come vedete ci sono degli anni, sono cose successe tra un 98
detto, ma sono come fosse degli arcipelagi, come dei gruppi di cose. Guardi che è capendo come si sono aggregate le cose che noi cominciamo a capire cosa cavolo è successo. Noi ad esempio da questa mappa potete vedere che i primi gesti che noi abbiamo fatto sono pochi, noi umani, quando abbiamo preso la strada della digitalizzazione. E li vedete proprio in questi gruppi, no, di isole, di montagne. E sostanzialmente abbiamo fatto questo. In basso a sinistra ci siamo messi a giocare. Abbiamo usato questa roba per giocare. Guardate che ho usato benissimo. Una delle prime cose che abbiamo fatto è lo Space War, un gioco in cui la missione spaziale si riuscì a colpire. E molto presto, nel 94, siamo arrivati alla PlayStation, che naturalmente è il Michelangelo, diciamo, del gioco digitale. È una specie di isola a parte in cui noi abbiamo molto sperimentato e che ci ha segnato per sempre, come più tardi cercavo di spiegarvi. Poi abbiamo messo a posto le macchine, come vedete i computer. Lì sembra una cosa innocente, vedete citati i tre casi, che sono però molto importanti perché sono i primi tre casi di computer, di personal computer, che hanno avuto un vero successo commerciale e che sono finiti veramente sulla scrivania della gente, non solo sui docenti di Stanford oppure del Ministero della Difesa, no, proprio finito nella casa della gente. Ora, un attimo, rewind, siamo negli anni 80. All'inizio degli anni 70, qualche squilibrato della sua scrivania dovevi parlare con degli imbecilli, tipo me, cioè devi buttare via qualcosa, mettimi lì. E allora poi le cartelle, il vecchio linguaggio, di fatto comunque arrivavano. L'altra cosa che abbiamo fatto, la prima operazione l'hanno fatta sostanzialmente gli americani, il computer. Qui ci sono dei grandi passaggi a vuoto degli italiani, perché dovete sapere che l'Olivetti aveva tutto per fare questo computer. Tutto per arrivare puntuale, era perfino in vantaggio sugli altri, aveva tutto per arrivare puntuale a questo rendezvous della storia e non l'ha fatto. Qui sarebbe veramente da fare proprio una storia italiana. Era tutto giusto perché anche lo stile di Olivetti era uno stile abbastanza alla Google, alla Apple, c'è data ebrea, vedete un po' come copertino, cioè, era tutto giusto. Abbiamo fatto macchine elettriche sul telefono. E, ci siamo persi. E l'altra cosa che abbiamo fatto è stato digitalizzare il mondo. Operazione fantastica. Abbiamo iniziato con le immagini, abbiamo proseguito con le immagini fisse, cioè abbiamo iniziato con i suoni, sì, che era più semplice. Abbiamo continuato con le immagini fisse e poi le immagini in movimento. Se vi ricordate, quelli più vecchi fra di voi, l'avvento del CD e poi del DVD, ecco, tutto questo era la traduzione, ad esempio, di tutta la musica in un formato diverso, di una cultura diversa, che era il CD contro il vinile, okay? Adesso ci sembra preistoria, naturalmente, ma è tutto iniziato così. E c'è stato un massiccio lavoro di digitalizzazione del mondo. Fatto questo molto dai giapponesi, dagli orientali. Americani orientali un pochino Philips, quindi c'è un pochino d'Europa. C'era da tradurre l'intero mondo, in sequenza di un intero. L'hanno fatto. Divennero poi del tempo molto raffinati, ma già così il CD che conteneva la prima musica classica, che poi era la Sinfonia delle Alpi di Strauss, con una orrenda, però c'era molti timpompato e che volevo far capire come si sentiva, no? E tutti lì a poco siamo la bolla delle dots, due episodi che avrebbero messo in ginocchio qualsiasi cosa e che non hanno messo in ginocchio la conferenza digitale. Ci si può riflettere, ma per adesso questa sera non abbiamo tempo. Dopo c'è una bellissima galassia, Skype, Napster, YouPorn, YouTube, Lost, Wikipedia, Kindle. Abbiamo imparato questa cosa del web, che non posso spiegarvi adesso. Abbiamo imparato dal web un modo di muoverci nel mondo. Abbiamo cominciato a costruirci gli strumenti per farlo. Per fare e per ottenere le cose più diverse, perché capite che tra Napster, cioè comprare della musica gratis, non comprare della musica sostanzialmente, e quindi abbattere l'industria discografica, l'ha fatto un 19. Guardo perché non ho gli occhiali, non vedo questo nome. E qui ci siamo più noi, come vedete, c'è il mondo delle app, quello che è venuto fuori. Apple Store e Cloud sono tipicamente dell'ultima zona della rivoluzione digitale. C'è ancora la storia, Obama, Movimento 5 Stelle, per chi studia dall'alto la rivoluzione industriale, è un momento
molto significativo, dovete sapere, comunque la pensiate, che in Italia è successa una cosa che non è successa da nessun'altra parte del mondo, e nella storia della rivoluzione digitale ha un suo ruolo. È tra l'altro un fenomeno molto affascinante da studiare. E qui si va su fino a Spotify, fino a Airbnb, Uber, TV digitale. Lascio su, vedete, il mio prossimo libro fra 10 anni, se la salute mi sosterrà, perché è quello dove stiamo andando a finire. Cioè, finito questi anni di cui io parlo in questo libro, l'orizzonte che ci aspetta è quello che oggi noi possiamo chiamare intelligenza artificiale, anche qui è segnato soprattutto su questo AlphaGo, che è una macchina che è riuscita a vincere una partita di Go. Go è un gioco di una difficoltà mostruosa contro Google. È una macchina molto particolare, l'ha sviluppata Google, e noi la intendiamo un po' come l'inizio della grande avventura dell'intelligenza artificiale. Ma non ne parliamo stasera, abbiamo tempo da mattina. Ok, e questo è quello che inseguivo, che ho inseguito per 2 anni. Una mappa di quello che è successo e che noi chiamiamo rivoluzione digitale. È utile? Poco. È molto bella. Devo ringraziare Luigi Farraluto e Andrea Novali, che hanno lavorato con me per questo, perché quelle mappe bisogna sapere fare. Era l'immagine che cercavo, me la porto a casa ed è per me un grandissimo risultato. Tuttavia, il nostro lavoro inizia qui. Quali sono le conseguenze sugli umani della rivoluzione digitale, che interpretiamo quindi come una causa dell'origine incerta, non capita fino in fondo. Ci interroghiamo su quello che tutte queste montagne hanno cambiato nella nostra vita. E questa domanda è difficile, non ha risposta ed è sottilmente inutile, perché la vera domanda che noi dobbiamo farci è cos'è che ha tirato su le montagne. Non chiedetevi che tipo di intelligenza gli smartphone sono in grado di generare, ma chiedetevi che tipo di intelligenza ha mai generato uno smartphone. Non chiedetevi che conseguenza può avere Google sulle nostre vite, chiedetevi qual era la causa, qual era la testa, che tipo di mente era la causa per insorgere di una cosa come Google. Cosa aveva nella testa quello che ha inventato Google? Non cosa nella testa del figlio che usa Google. Se io riesco a capire com'era il cervello che ha ritenuto necessario, urgente, bello inventare l'iPhone, io vado all'origine del tipo di intelligenza che poi posso riconoscere in me, in mio figlio, in tutti quelli che oggi vivono, perché devo tornare indietro e capire sotto quale tipo di spinta tutto questo è nato. Allora la domanda che mi faccio, quella sì, è puntuale. Perché abbiamo fatto tutto questo? E questa è la domanda ossessiva che mi ha accompagnato per 2 anni della mia vita. Anche prima ci pensavo, però poi per 2 anni, da quando ho firmato il contratto del libro, è stata un po' più ossessiva, diciamo, che mi ha chiesto di portare il bollito a casa, quindi l'ho fatto. Ed è bello perché è come scavare. Avevo queste montagne davanti e l'ho interpretato come fossero, sapete, quando scavano le colline e trovano dentro il tempio della civiltà. E io sapevo che erano come Google, Amazon, il Mac, sapevo che erano come fosse delle grandi entità archeologiche, delle rovine, anche con un po' di latte, delle gote di olio, di rimasto. Come succedeva quando toglievi i mediatori? Succedeva che tutti i simboli incominciavano ad apprezzare un certo tipo di libertà di movimento. Detto in due parole, non c'erano più dei sacerdoti, tra i coglioni. Non c'era più una regola delle cose. Tecnicamente una mail fa un sacco di giri, però va complicatissima, ma apparentemente è dritta da te a quello che dice. Nessuno può disturbare. Cosa rimaneva sul tavolo del gioco una volta che toglievi i sacerdoti, i mediatori, le elite e i rompi coglioni? Tu con una certa impressione di libertà. D'altra parte, quando cominciavi a comprarti i tuoi viaggi aerei senza passare da un'agenzia di viaggio, cioè, oltre a risparmiare, anche se avevi questa bella concezione di te, se in una giornata sola ti facevi una ricerca su Google, ti compravi su Amazon un libro, libraio, ti cercavi un modo per curarti
Cioè, al termine di una giornata del genere, dove avevi anche venduto la tua vecchia bicicletta, uno, senza che nessuno si mettesse e ti prendesse dei soldi, e forse ti sei perfino a quei tempi un mangiarebbe, niente, era elementare, però magari ti eri anche cercato un pochino di vacanzette, qualcosa, al termine di questa giornata lo capite che dici, wow, però, wow. E hai un pensiero che poi sarebbe diventato molto importante, non è che poi erano così necessari questi sacerdoti, oltre che un po' corrotti, però proprio me la cavo da solo. E in quel momento che gli umani scoprono un'altra cosa che non prevedevano, nemmeno quelli che hanno costruito questi device, e cioè scoprono che in quel vuoto che hanno creato sterminando tutti i passaggi di mediazione necessari e quindi anche le niente specie, si ritrovano liberi, un po' troppo soli, ma comunque con un riferimento quasi impercettibile che col tempo impara a riconoscere sempre di più, che si rivelerà nel tempo importantissimo, cioè delle correnti collettive. Qui è Google che ha sancito una volta per tutte questo, quando ha deciso che il miglior sito per avere notizie sugli Einaudi non era quello fatto meglio, non era quello degli Einaudi al limite, non era quello che gli esperti, non era quello che gli intellettuali dicevano, era quello in cui andava più gente. Stop. Con alcuni correttivi, ma sostanzialmente, se metti tutti in una stanza e 24 fontanelle, la fontanella migliore è quella dove andranno di più. Nel frattempo pensate, sì, questa roba sembra un po' il gioco del Napoli, il gioco del Napoli dice, ma ce la farà con il 2028, ma che poi sembra, intanto continuate a seguire perché parlo, spero. Come vi muovete? Come ci si muove nel mondo? E infatti l'uomo nuovo che ha generato il web, chi era? Era un uomo che non si pensava costretto a procedere in modo lineare. Letteralmente. Questa roba di spostarsi e che ha riscattato per sempre il cazzone che è noi, per quello che a scuola invece mi facevano un sergente della marina, no? In realtà abbiamo passato anni a scuola distraendoci. Con la madre dice, non distrarti fra i compiti. Adesso l'uomo dice, distrarti. Ma cosa è procedo per lateralmente, cosa fai? Finisci il testo, ma mai, vai. Capite l'effetto liberatorio, ma adesso eravamo concentrati sull'effetto umanità aumentata. Improvviso, mentre prima l'educazione, la scuola, anche l'opportunità, l'azionalismo ci aveva costretti a una specie di modo di procedere, per cui la soluzione dei problemi consisteva con la capacità di metterli in linea, questo qua ci fa provare fisicamente la sensazione di muoverci in fondo come ci è più naturale, di andare, prendere, portare, che dove torni a casa, per l'ora di cena sei a casa. Vado, entro tutta questa roba, mi porto dietro le regole, il tutorial, non c'era ancora i tempi, ma poi c'era il tutorial per riparmi la bicicletta, tu immagini niente, porno, tanto per tenersi allegri, scrivo quello là che non vedo da 20 anni, devo fare di qua. Vedete, umanità. Era umanità aumentata soprattutto quando è stato definitivo, perché nella sensazione fisica che noi, adesso dovreste ricordarvi la prima volta che avete navigato, ma la sensazione fisica era questa, ed è facilmente comprensibile se pensate alle mail. Le mail uno le mandava, okay, e queste arrivavano. E questo naturalmente fa abbastanza godere, ma sostanzialmente è molto tradizionale, telegrafo del West, non facevano. Era più lento, era più macchinoso, ma tutto sommato tu spedivi una matricola molto velocemente sul cavo al cielo. Oh, sì, spettacolare, ma alla fine, sempre che si rotta meglio. Alle origini questo era piuttosto macchinoso, mi sedevo, accendevo il computer, accendevo il web, cioè era tutto piuttosto complicato. Adesso vedete un ragazzino, lui vive sostanzialmente roteando in continuazione fra mondo e mondo, al punto che non c'è più distanza. Laddove cade la distinzione tra mondo e mondo, c'è che in origine era un po' macchinosa. Io ho fatto il caso di Adele, la cantante, che la prima cosa che ha fatto è stata postare 3 canzoni su un primissimo, adesso ormai morto, un social dei tempi. Ha un successo bestiale.
cliccano, d'altra parte erano anche una ragazza di talento, e a un certo punto una, e questo era tutto dall'altro mondo, era un fenomeno completamente radicato dall'altro mondo, e a un certo punto gli telefona una casa discografica molto famosa, dice: siamo a KLM Records, ci interessa quello che fa. Lei ha tirato giù, perché non, era ancora una cosa che non sapevamo fare, non avevamo ancora capito che fosse uno scherzo, perché erano due mondi separati, ma stavamo tracciando un sistema che poi ci avrebbe portato ad un unico mondo che ruota su queste due, forze motrici, diciamo. Scavi e vedi che tutto quello che tu hai catalogato, tu trovi in questi materiali il filone, lo trovi in ogni singola cosa che quelli hanno fatto. Riassumo, presa diretta, salti passaggi, già che ci sei, fai fuori l'elite. Crei un oltremondo, quindi sfasci l'unità, la completezza del mondo e cominci a fare ruotare la realtà su due cose che sono messe uno di fianco all'altro e che tendono a fondersi. Allora il mondo, loro volevano tutta presa diretta, ci fosse una macchina. Che paura avevano, o che desiderio avevano. Cos'è che li ha spinti? Cos'è che ci ha spinti a fare tutto questo? Me lo chiedevo. E a un certo punto vedo una sostanza come fosse chimica in tutto quello che avevo studiato, in tutto quello che c'era. Una sostanza chimica che non so perché non l'avevo visto prima, anche perché è piuttosto famosa, ma la trovavo ovunque. E mi rendo conto, è la vera sostanza chimica che fonda tutto quanto. E quella sostanza chimica era questa gente, sceglieva sistematicamente, ossessivamente, patologicamente, in movimento. Riprendo tutte le cose che appartengono alla prima mappa e mi accorgo che ogni singola cosa che è sotto i miei occhi, una cosa fa innanzitutto, moltiplica le possibilità di movimento. Movimento di tutti i tipi, l'America va attraverso l'oceano, va bene, mi muovo laterale, cioè invento proprio una forma mentale che già possedevo ma che avevo censurato, la risveglio e me la riconsegno, me la riregalo. Vedo in ogni singolo device, strumento che loro hanno inventato, che noi abbiamo inventato, un moltiplicatore di movimento. La digitalizzazione. Perché fare una cosa del genere? Perché crea movimento. Movimento di ogni tipo. Ti posso spedire un film in un attimo, allora era più lento, oggi lo faccio in un attimo, ma non solo, ma te lo posso modificare, ti posso fare gli effetti speciali, te lo posso adattare, movimento. È come se questa gente non sopportasse il fatto che qualcosa rimanesse fermo, che fosse una foto, che non potevo nemmeno virare sempre, se non con un processo lungo, o che fosse il mondo, che era quello e basta, no? C'è un altro mondo che lo scoperto. Odiavano l'immobilità. Perché? Cos'è questa ossessione del movimento? E questo è il cuore dell'affascinamento a saltare i passaggi e distruggere le vite, è quell'ossessione per il movimento. Questo è il E lì che mi è venuto in mente questo. Non si può capire nulla dell'insurrezione digitale se non ci si ricorda che i nomi di quelli che l'hanno avviata, diciamo, avevano visto o fatto due guerre mondiali atroci, che i loro padri erano stessi, erano cresciuti in un'altra guerra, guerra fredda, che tutti questi, di più di meno, c'erano quando gli umani sono riusciti a inventare l'unica arma capace di distruggerli tutti nella storia degli umani. C'erano anche quando umani colti, consapevoli, in un continente molto brillante, molto sofisticato, furono capaci di cose come i campi di sterminio. C'erano i principi e dei valori. Porta fino in fondo tutto questo e ti trovi nella carneficina del Novecento. Spaventoso. Spaventoso. La seconda cosa che capisci è dov'è che si sono incrociati? Perché si sono fatti tutto questo male? E guardate, a primo sguardo, animale, tu trovi due cose. Uno, un mondo troppo organizzato sull'elite, in cui il potere è concentrato in un numero piccolissimo di persone, delle elite,
che formano se stesse e che si tramandano, e che quasi in una situazione blindata, ormai con uno scarso rapporto con la vera realtà, decidono le sorti. È spaventoso che noi umani abbiamo costruito una bomba capace di sterminarci tutti quanti, ma è ancora più spaventoso pensare che dopo che l'abbiamo costruita, quando decidemmo di usarla, a decidere di usarla furono forse 40 persone. E quanti sapevano che stavamo facendo? 50. E tutti quelli che non avevano capito che la guerra non sarebbe durata 15 giorni, come pensavano un mese la prima guerra mondiale. E quelli lì? Elite di cui ci fidavamo. Passaggi. Elite irraggiungibili perché c'erano un sacco di mediazioni, non lo raggiungevi mai. Un mondo costruito sulla base di mediazioni presidiato da elite sacerdotali. Primo. E la seconda la vedi, evidente. È un mondo che si è incrocchiato del suo culto per l'immobilità. I nomi di quelli che hanno avviato la rivoluzione digitale sono morti per spostare un confine di 100 metri, 200 metri, nostri nomi. Hanno fatto fuori, hanno cercato di fare fuori intere comunità in nome di barriere, di confini, di razza inventate, che però per loro erano solidissime. Avevano un'idea di cultura alta, cultura bassa, che non era una deduzza così, cioè era tenuta stagna. Io mi sono lavorato su uno dei più grandi filosofi del Novecento, si chiamava Adorno. Sosteneva che Puccini era musica leggera, quindi aveva la caso di preoccuparsene. Era un uomo intelligentissimo. E il suo secolo era così. Era un secolo che viveva del culto, dell'idolatria, dell'immobilità. Non passavano le informazioni, sarebbe stato possibile il nazismo, la guerra atomica, sarebbe possibile l'Unione Sovietica in un mondo in cui non ci fosse stata quell'immobilità di informazioni. Io sono, alla fine sono stato fortunato, ma non guerra, sono cresciuto in un mondo in cui l'informazione era assolutamente bendata. Avevo qualche possibilità di sapere veramente come andava il mondo? Nessuna. Io sono cresciuto guardando il TG1 leggendo la stampa. Il TG1 era quello che governava e la stampa del giorno, l'uomo più ricco della mia città. Avevo io qualche possibilità di sapere che non era che gli americani avevano ragione, erano belli e i Vietcong erano cattivi, erano i denti marci. Avevo qualche possibilità di non sapere questo. O di avere un'altra versione di questo? Nessuno. Ero babbeo, la mia famiglia era babbea? No, normale. Ancora negli anni 60 l'informazione era stagnante, non passava niente. E quindi la tragedia, perché una cosa che abbiamo capito è che una convinzione blindata, chiusa, diventa fanatismo, che un equivoco diventa guerra, un tipo di istinto di soddisfazione diventa irragionevole, rivalsa su tutti gli altri umani. Un tipo di convinzione qualsiasi di qualche intellettuale, se non messa nel campo aperto in un vero dibattito, può diventare una specie di totem indiscutibile che può spostare la gente, che l'ignoranza ti porta in trincea, che il fatto di non incontrare mai nessuno che non siano quelli del tuo paese ti porta a combattere gli altri. Abbiamo capito tutto, abbiamo preso tutto. E allora, quando arriva una generazione che dice, ma io, quanto mi riguarda, l'unica cosa che voglio fare è alzare un bel mattino e evitare che si ripeta questa tragedia, ecco che fa due cose. Primo, sceglie il movimento, sempre e comunque. Tutto quello in cui i confini sono aperti, tutto quello che non è blindato, tutto dove c'è passaggio, tutto dove l'immobilità è un peccato. Posso anche far casino, ma adesso lo faccio in un modo che si muove. Basta. Cos'è quella parete? Giù. Secondo, vabbè, stai lì. Ma trovassero un sistema di farle fuori? Trovassero un sistema per cui la prossima bomba atomica lo sappiamo che la stiamo costruendo. E se mai la tireremo, lo sapremo che la stiamo tirando. Non so se vi è mai veramente impressionato questo fatto della bomba atomica, cioè che non sapevano come gli stava per cadere in testa i giapponesi. Noi in generale, oggi nel game, abbiamo un sacco di cose che ci possono cadere orrende, ma è difficile che ci siano cose che noi non sappiamo cos'è. Sappiamo cosa sta arrivando e ci becca. Incantato e che chiarisce molto le idee. Apro parentesi, non sto dicendo, in questo momento l'argomento non è se il game è buono, cattivo, se fa bene o fa male, no, stiamo cercando di capire come è fatto, ok? Motore a scoppio, come funziona, non se fa bene, se ci ha preso migliori, no, stiamo cercando di capire come fa.
Ok, nel 2005, come sapete, come la gran parte di voi sa, Steve Jobs tiene un discorso ai laureandi di Stanford, che è rimasto il suo testamento spirituale. C'è un caldo corpo, si vede lui con questo cappello, questo caldo feroce, tutti che svengono dal campo e tutti nel suo discorso. Lo conclude con una frase che diventerà famosa. Stay hungry, stay foolish. Siate, rimanete affamati, lo dice il ragazzo, rimanete affamati, rimanete foolish, folli, pazzi. Okay? Fanno le cartoline con Steve Jobs questa frase. L'avete sentita? Sì. Ok, bella, eccetera, eccetera. Non è sua. Questa frase non è sua. D'altra parte lui lo dice lì. E dice questo. Quando ero giovane, diceva a 17 anni, c'avevo sul comodino un libro che non mi faceva impazzire. In questo libro, in quarta di copertina, c'avevo una strada di campagna, una country road, che andava per nulla, col cielo, eccetera. E sotto c'avevo scritto, stai là. E allora io dico a voi, lui continua, stay hungry, stay foolish. Cos'era questo libro? Che era il libro che Steve Jobs teneva sul comodino. È un libro stranissimo, che si chiama in italiano Catalogo Generale della Terra. Ed era stato fatto da un team capitanato da un uomo che si chiamava Stuart Brand. Cos'era in pratica questo libro? È un libro grande così, la cui copertina è simile alla copertina del Game, nel senso che il Game è una citazione grata e ammirata di questo libro. Era un libro in cui sostanzialmente erano contenuti, era un postal market, cioè un catalogo di cose da comprare, tutte da comprare, col prezzo proprio, ed erano tutte le cose che dovreste potuto comprare per vivere in maniera libera e indipendente nel mondo. Un manuale per costruirti la casa da te con la tua madre. Tutto quello che ti serviva per coltivarti carote, pomodori, spinaci biologici del tuo orto. Un manualetto commovente su come seppellire i cari in giardino. Completamente indipendente, cioè l'indipendenza totale dallo Stato, dalla... E adesso qui molto attenti alla sequenza. Libri sulla masturbazione femminile, con note aggiunte per i maschi, bellissime, che dicevano non pensate di aver risolto così il problema, però poi spiegavano già. E in sequenza i primi synthesizer, strumenti di musica elettronica, tastiere elettroniche, poi subito dopo come fare a lavorare il cotone per farti le mutande di cotone da terra, e poi subito dopo come montarti uno Hewlett Packard, un computer. Subito dopo c'era la mountain bike, che allora non aveva nessuno, però ce l'aveva. Bibbia. Come disse Steve Jobs, era come fosse il web molto prima del web, e fatto con le fotocopie. Chi era il mondo che idolatrava questo libro? Intervistato, disse questa frase che mi traduce l'intera insoluzione digitale. E dice questo. Beh, c'era molta gente che cercava di cambiare il mondo cambiando la testa degli umani. Ma quello era tempo perso. Cambia gli strumenti che hanno in mano e cambierai il mondo. Questo è il tratto fondante della insurrezione digitale, che non è un'insurrezione che rovescia il mondo per un sistema di idee. Non ci sono tipi. C'è un saggio, c'è una teorizzazione, niente. Lo cambia con questa idea che cambiare le teste non ci riuscirai mai, ma se gli metti in mano degli strumenti che funzionano con una certa logica, tu puoi cambiare il mondo. Erano ingegneri, erano problem solver, non scrissero una sola riga di filosofia, e tutto quel che abbiamo di teorico è forse il discorso di Steve Jobs, un paio di interviste di vedo su tutte. Zuckerberg ha detto pochissimo, ma nemmeno le più intelligenti, quelle che hanno notato Wikipedia, non hanno mai detto praticamente nulla. Il loro saggio, il loro testo, la loro Bibbia è fatta di device, applicazioni, motori di ricerca, app. Tutta la loro Bibbia è fatta di questo. Perché? Perché la convinzione era che volevano cambiare il mondo, che
E noi adesso possiamo dire abbastanza tranquillamente, volevano soprattutto spegnere per sempre il Novecento. E lo fecero costruendo dei device. Noi abbiamo imparato questa civiltà usando degli strumenti, non leggendo libri, non ascoltando discorsi, non ascoltando delle prediche. L'abbiamo imparato, l'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo sviluppata, la creiamo tutti i giorni, perché noi tutti continuiamo a crearlo, ok? Attraverso gli strumenti che abbiamo in mano. Ti puoi cambiare, puoi provare a cambiare la testa della gente, perdi tempo, cambia gli strumenti che abbiamo in mano, cambierai il mondo. In ogni modo di stare al mondo tu trovi un vaccino contro la tragedia del Novecento. È una roba statistica. Adesso se leggete il libro lo vedrete, stasera non ho tempo di farlo, ma potrei passarvi uno a uno. E voi sempre trovate questo movimento, regolarmente. Quindi, conclusione, qualsiasi cosa possiate pensare o dire del gay non ha nessuna utilità se non partite dal presupposto che comunque il gay è la nostra assicurazione contro il ritorno a quella tragedia. Può anche darsi che sia una scocciatura per qualche altra tragedia e che bisogna vigilare, ma contro quella c'è un momento, se avete ancora un po' di pazienza, vogliamo andare avanti ancora 10 minuti o no? Fatemelo capire. Non ho una simpatia, non ho una simpatia istintiva, non ce l'ho, ma adesso stiamo guardando dall'alto per capire una civiltà. Non ci possiamo concedere il pregiudizio, dobbiamo guardare le cose. Lui sale da sopra e tira fuori questo strumento e spiega a gente che non lo sapeva cos'era. Cioè, lo potete vedere su YouTube, Vantaggi del Gaio, è uno dei testi sacri delle sue felicità. Quello che lui dice. Sono molte cose più importanti, lui dice, ma adesso ci concentriamo su una. Per tutto il tempo, mentre lui spiega cosa era questa roba, che non era una roba che ci si poteva aspettare, l'iPhone quando è comparso non era il primo smartphone, ma se voi pensate allo smartphone che c'era allora, BlackBerry, quello più famoso, se qualcuno di voi ha memoria del BlackBerry, e poi adesso pensa all'iPhone, qualsiasi tipo di iPhone, capisce che lì non si trattava di aver fatto un po' meglio il telefonino, si trattava di essere ripartiti da capo, con dei cervelli completamente liberi, avrebbe reimpostato completamente la situazione. Lui arriva con questa roba in mano e incomincia a spiegare cosa fa. E la cosa che noi registriamo da subito è che lui, facendo questa roba, si diverte un mondo. Occhio. È molto funny, ok? Allora, intanto è piacevole. C'è lui che lui fa così, col dito fa tin 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 tin. Questo è bello, perché l'inventore, cioè i pionieri, sono comunque già obsoleti, cioè sembra mio nonno quando fa tin tin tin. Cioè mio figlio non lo mai così, ma nemmeno, cioè io posso fare un numero così, lui no. Lui teneva in mano così, cioè, guarda lo schermo, perché era collegato così. Vabbè, ma in tutto questo, dopo con un sorriso nella faccia, comincia a fare delle cose e le dice così: devo telefonare alla mamma. Apro i contatti, tuc, e apro i contatti. E già voglio, no? E già i contatti uno dopo l'altro, così. E poi fa, no, la mamma. Poi prende questo dito così, come se sfiorassero. Effettivamente gli è venuto fuori con tutta l'idea. Lì non abbiamo più potuto far finta di non capire. Cosa stava dicendo lui? Stava dicendo che questa telefono qua convertiva alcuni gesti a un tipo di esperienza che noi conoscevamo, ed era l'esperienza dei videogiochi. Detto semplicemente, voglio telefonare a mia mamma, arriva al mazzanino, tac, gli sparo, libero, telefono, occupato, il mazzanino si è scartato, tin toc, riprovo, dico bene, ora provo da mio figlio, tac, azione, reazione, domanda, risposta, arriva al mazzanino, gli sparo. All'inizio il gioco è facile, telefono a mia mamma, ma poi quando lo complico, ma visto che mi hanno occupato faccio una foto. Ah, faccio una foto, tic, la prendo, la inquadro meglio. Marcellino, 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 tac, tac, tac. La foto non mi piace, Marcellone, cancello, cancellato. Le faccio un'altra. Metto un po' sfumata. Quattro Marcellini, tac, tac, tac. Sbaglio, mi ammazzano. No, quello che mi hanno mandato, scusa. Tutto questo è a un ritmo che noi conosciamo.
e ti arrivo e vedo che arriva la batteria e gli spari. Solo che qui stiamo telefonando, stiamo mandando delle mail, stiamo collegandoci col mondo, entriamo nel nostro mondo, dobbiamo sapere la borsa, io no, vuole sapere a me, ho risultati del toro, voglio il risultato del toro, il mio cervello parte, pensate c'è cosa fa il nostro cervello, cosa fa? Diciamo che farà 4 mosse, 3, un millennial ce ne sono in 2, di 8, e arrivo il risultato del toro, non ci arrivo, ci arrivo. Il tutto è fatto come nel videogame, con tutto quello che tu hai in mano, vedi e senti, confezionato perché sia gradevole. I suoni, i colori, le icone del live, il rumore che fa, la famosa lista che a un certo punto con grande fierezza mi fa vedere che dice, oh, forse proprio siete novecenteschi. No, vi prego, non capite da così. Sì, è meglio avere una cosa divertente, ma non è questo. Il punto vero è che lui faceva vedere una cosa che era presente in tutte le soluzioni digitali, cioè non ha, era come un proponimento, non faremo nessun device che non funzioni con la logica che per noi è stata fondamentale, cioè dell'imprinting e della logica dei videogame. Non il fatto che sia divertente, la logica con cui erano costruiti. Adesso io vi dico 4 caratteristiche che sono tipiche dei videogame, e che in questo oggetto qui erano portate in totale superficie, in totale evidenza, e poi vi invito ad applicare le cose che fate nella vita oggi. La logica del videogame, facile, lo schema è domanda, risposta, in tempi veloci, arriva il Marcellino e gli spari, arriva il Marcellino e dopo 3 anni gli spari, questa è la scuola, ma l'iPhone è arriva il Marcellino, 1, 2, 3, continuamente ti arriva qualcosa e tu dispari, ti arriva qualcosa e tu dispari, ti arriva qualcosa e tu dispari. Per questo il teatro di Beckett non va più tanto. Okay? Prima caratteristica. Seconda caratteristica, non ci sono le soluzioni per l'uso, si impara facendolo. Tutti i videogame sono così. Questo telefonino non aveva le soluzioni per l'uso, in un'epoca in cui il tuo videoregistratore ti dà 100 pagine in cui la vita era fatta così, prima leggi e poi giochi. Non so se ve lo ricordate, una delle cose che colpiva di più, oltre al fatto che ci fosse un solo tasto, l'altra cosa che ti colpiva era che non c'era la soluzione per l'uso, ti davano un beffardo pieghevolino in cui più che altro c'era scritto sei un gran figo praticamente. Dopodiché cosa dovevi fare? Incominciare. Cos'è che è così nella vita? Teoricamente i videogame, praticamente, per i millennial, nessun millennial passerà mai da un'istruzione a produrre. Questo fa sì che tu ti muovi sostanzialmente, come nei videogame, imparando, ah, devo andare di là, e morendo in continuazione, cioè sbagliando in continuazione. Tecnica tipica per poter riconoscere dei digitali del game. Questo strumento lo portava all'evidenza, cioè non potevi nemmeno più discutere. Dopo che lui, dopo 6 gennaio, 9 gennaio del 2007, quando lui ha presentato questa roba, chi il giorno dopo ha fatto un elettrodomestico con registrazione per l'uso, era già morto. Loro si sono appropriati, il fonte è studiato bene. E tutto questo è fatto perché lo stia bene in quel posto. Sono 4 regole. Non è che siamo una civiltà che ama divertirsi, no. Siamo una civiltà che è nata da cervelli che avevano trovato nel videogame l'imprinta di quello che volevano fare. E storicamente, Stuart Brand, l'uomo di cui parlavamo prima, è l'uomo che per primo ha coniato l'espressione personal computer, quando era una cazzata senza senso. Cioè il primo che ha scritto, avremo un personal computer. E lo disse con lo spirito più vero, cioè disse il potere che oggi è concentrato, noi lo dissemineremo su tutte le scrivanie del videogame. E scrivere a qualcuno poi morto qualcuno diventa un videogame. E andare per il mondo, ed entrare nel mondo, entrare in comunicazione del mondo, è sostanzialmente un videogame. Più o meno divertente, ma è divertente. Se tu hai questo in mano e ti aggiungi tutte le altre cose che hai in mano, cambiate le cose che hai in mano, cambiate il mondo, perché dovresti pensare che la scuola è differente? Perché dovresti pensare che la politica è differente? Perché dovresti pensare al limite che trovare una donna da amare dovrebbe essere differente?
incomincia a pensare che questo DNA può scendere in tutti i gesti che fai, che sono importanti per tutti. Perché qui dentro c'era scritta una cosa, ed era proprio dentro quello che c'è, PAC, che si spacca e partorisce lo stato diverso. Il Novecento, che è morto il giorno in cui, definitivamente, il giorno in cui Steve Jobs è scelto dal centro del Moscone, sempre, nel Novecento l'esperienza era, io lo so bene perché c'ero, l'esperienza era, è stata per molti, continua a essere, la ricompensa per una fatica. Perché l'esperienza, il senso della vita, la pienezza della vita, è la conseguenza di un gioco. Quando tu hai imparato questo, gli strumenti che tu usi, non sono gli strumenti per grattarti la schiena, per informarti, per esprimerti, i social, molto dopo, i social, insomma, umanità aumentata, una voce, finalmente parliamo, finalmente raccontiamo la nostra vita. Avete notato che sono videogiochi? Vediamo fatti come videogiochi, vogliamo che siano come videogiochi. Passeranno una parte importante della nostra vita lì dentro. Sono videogiochi. L'esperienza, quel tipo di esperienza, è la conseguenza di un gioco. Non è in nessun modo la ricompensa a una fatica, è solo la conseguenza. È un punto su cui ruota nessuna civiltà, e non sto parlando se sia bene, brutto, sto semplicemente cercando di capire come funziona, perché ci siamo trovati qua. Anche perché l'esperienza non è più la ricompensa di una fatica, ma la conseguenza di un gioco. Anche per questo oggi è molto difficile fare agio, molto. Nel game, per fare agio, senza che nessuno lo sappia, non so che dire. Non credo che potrebbe riuscire adesso. Fa parte di un insieme di mosse che noi abbiamo fatto per evitare di ritrovarci là. Certamente ci potrà condurre un'altra tragedia, per carità. Siamo qui per vigilare. Ma tutto questo non lo facciamo per mantenere una distanza di sicurezza da tutto quello. Ok, mi piacerebbe molto andare avanti tutta la nottata e soprattutto dedicarmi ai rischi di tutto questo, perché ci sono. Ma non tanto i rischi del giudizio, è strano, ma il game oggi ha delle crepe, no, è strano, oggi il game ha delle crepe, c'è da fare, c'è delle ferite, c'è dei pezzi che non funzionano e c'è dei pezzi che fanno male, e comincia a avere delle conseguenze ammorbanti, diciamo, lo sappiamo. È inutile pensarci senza tener conto dell'intero movimento, è inutile stare lì a pensare o a fare anche solo un dibattito. Non fatelo mai più, vi prego, su se è la bolla, delle fake news, questa famiglia, però è inutile se non lo collocate dentro quello più ampio, cioè l'intero gesto che abbiamo fatto. L'intero gesto che abbiamo fatto è composto di scelte che abbiamo fuso in device. Se adesso guardiamo velocemente queste mappe dove capirete quasi nulla, ma mi servono solo per farvi vedere la coerenza del sistema di quello che noi abbiamo fatto. Mi si è probabilmente addormentato il tempo. Eccolo qui. La cosa bella è che voi potete seguire le nervature delle scelte che abbiamo fatto. Ad esempio, cosa di cui parlava il Signore, i competenti dove sono finiti? Dobbiamo fare quanto fuori le vite, tendiamo a far fuori le vite. Siamo nel momento di massimo rischio di infezione. Ma la cosa comunque che noi dobbiamo sapere prima di parlare e prima di dire qualsiasi cosa è che sono un sacco d'anni che lo stiamo facendo con una coerenza bestiale e una determinazione formidabile, e lo facciamo per salvarci un amico che conosciamo. Il Novecento l'hanno prodotto l'elite. Se vedete che la linea nera è un cammino che vi porta attraverso tutti gli anni dell'isolazione digitale, in tutte le piccole mosse, i device che sono stati fondamentali nel nostro lavorare di formichine ogni giorno per ottenere un effetto, presa diretta sul mondo, via tutti i sacerdoti che non sono strettamente indispensabili. Questo si sta traducendo in una specie di resa dei conti assurda in questo momento. Le lì sono sotto scacco, tutte. Siamo andati lunghi in questo processo, ma è inutile parlarne se non guardate questo schema. Se non pensate che ci siete entrati dentro, questo visto molti anni fa, e vi siete dati per una buona ragione. O comunque una ragione legittima. E se noi abbiamo una cosa, lo sappiamo. E ogni giorno che ci svegliamo dovremmo riuscire ad avere qualcosa
di migliore, ma forse prima quello che dobbiamo fare è capire cos'è il